Faccio sentire, caro David, da una persona che è qui al mio fianco e che qualche volta sicuramente hai sentito, una canzone a te dedicata, sei il centro. Bellissimo. Di questa canzone e che ha come punto fondamentale Davos. Vai regia! Quanti cuori rubati per le strade di Prati, con lo sguardo un po' sexy, i suoi modi garbati, giornalista d'assalto, ben voluto da Cairo, scrive libri importanti che nemmeno Lord Byron. Noi vogliamo David da Davos, 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 che sale su quel palco. Comincia a parlare. Bellissimo. A schiena. Bellissimo. Dritta, col nuovo ordine mondiale. Bellissimo e condivisibile. Eccoci qui, Cile, vai! Noi vogliamo David da Davos, noi vogliamo David da Davos, noi vogliamo David da Davos, noi vogliamo David da Davos. Grazie Cile. È una vita che grazie. Devo dire grazie, condivisibile, un bel programma, un bel obiettivo, lavoreremo anche per questo, intanto. Vabbè. Grazie. Allora, Cile in realtà è il suo soprannome, Cile. Lorenzo Cilembrini, Cile. Che hai quanti anni? 42 adesso? Sì, 41, inizio, 42, inizio caratteristica principale, oltre a essere un cantautore eccetera. Non aver mai lavorato probabilmente. Lavoravo nel settore ospedaliero e anche con le farmaceutiche, quindi dovresti essere David in connessione. E soprattutto grande ascoltatore della Zazzara, grandissimo, diciamo. Ascoltatore, diciamo. Questo che la mia carriera è nata in realtà per venire un giorno qua a fare questa cosa. Allora, dedicato al signor Spatalino una grande canzone che io manderei a Spatalino e tu poi la accompagni. Vai Cile e Spatalino, vai regia con Cile e Spatalino, vai. E ora definiamola, e ora definiamola. Con la giacca XXL ed il collo un po' taurino. Buonasera. Vi aspetta in TV ogni giorno Spatalino, che scandisce le parole e sul tavolo rimbomba. Enzo si incupisce quando non l'ascolta Giorgia. Della patria il difensore, di Napoli il cantore. Quando litiga con Parenzo rischia sempre un coccolone. Enzo, tu lo sai che Mauro da lassù aspetta che arrivi solo tu. Ma chi è sto Cile? È un dettatore. E allora definiamola. E quando? Quattro volte all'anno ci difendiamo. Dai un po' più di fatica. Una donna le fritti. La tua lingua vede un po' di fiducia. Chiudi! Vai con il ritornello su Spatalino, vai. Questo è un genio. Allora, questa è l'eccellenza. Quando si parla di eccellenza italiana, di questo. Quattro volte all'anno tu fai un po' di fatica e la tua lingua vede un po' di finanza, perché siamo in Confindustria. No, ma puoi dire la tua lingua vede un po' di figa. Molto bene. C'era anche una dedicata a Barisoni, poi parleremo di una canzone bocciata al Festival di Sanremo che ha fatto il Cile. No, e dunque Amadeus insieme a Denzo Chinazzi, detto Pupo, però bocciata, però secondo me hanno fatto anche bene. Ma quella dedicata anch'io. A Barisoni qual è? No, quella non mi accordi, non ricordo. Vai adesso te la faccio mandare. Vai Barisoni si sveglia ed osserva le foglie di Excel. Barisoni vestito stirato e dopo barba Chanel. Barisoni che ci ricorda che la borsa è amara, che la vita va avanti anche se ritarda la zanzara. Ma noi c'hai rotto il cazzo. Ero
più ribelle. Eri un po' più ribelle. Allora mi segnalano che tu hai una. Io rimanderei quella su Spatalino e andrei a chiudere, perché un capolavoro come quello, francamente. Allora, posso chiedere una cosa? Innanzitutto, mandatemi l'incipit della canzone bocciata da Amadeus, giustamente, secondo te, proposta insieme a Pupo al Festival di Sanremo di quest'anno. Vai, vai, regia. Vai. Al tavolo verde c'è chi vince e chi perde. Sono nato attaccante, altro che resiliente. Ho una storia alle spalle perché ho avuto le palle. Nella vita conta sempre il contante. Bollicine, alligatori, nasi bianchi dentro e fuori. Tricolore, il paese da salvare. Però insomma alla fine ci poteva pure stare, eh. Adesso non lo so, non è male, perché è una specie, ti posso dire, sì. Ricorda un po' Gabbani. Sì. Ricorda un po' nello stile le meravigliose canzoni di Gabbani, che per me Gabbani è un gigante assoluto. E un po' ricorda quei ritmi là, quel sound lì. Quindi complimenti. Allora, bravo. Posso chiedere una io cosa? Avrei portato quella di Spatalino a Sanremo. Quello lo so. Allora, però, scusami, Cile, non ho capito. Allora, io ho letto poco tempo fa una tua intervista, non sapevo nulla, ricevevo solamente le tue canzoni da qualche tuo produttore che me le mandava. Bumbo, che salutiamo. Esatto, ma io non sapevo che tu avevi avuto una storia drammatica con l'alcol. Sì, diciamo che hai rischiato di morire per pancreatite acuta. Sì, ma quando hai diciamo smesso che allora io ora sono 6 mesi che non bevo, però era una cosa mesi? Sì, ora era una cosa che da tempo era un stop and go, come si suol dire. Poi sono arrivato a un punto che stavo perdendo la mia ragazza, che mi ha dato una molto bella, devo dire. Lei che ringrazio, insomma, mi hanno scritto, scritto in tanti, c'è cioè una figa atomica, c'è cioè una ragazza che è una figa pazzesca, la saluto al di là di questo, e mi sono reso conto forse tardi che era l'ora di finiamola, come dice qualcuno. Però ci tengo a dire che non voglio fare moralismi, ognuno è libero di fare ciò che vuole, anzi, se chiunque riesce a gestire la cosa e si diverte, come le persone che vanno a bere, per me non, cioè, ma tu eri arrivato moralismo. A bere quanto? Ma io durante il lockdown andavo anche con 2 bottiglie di vodka, quindi oltre ad altre cose, no, sostanze sono le ho provate, no, tutte, oltre ad altre cose, sì, alcol. Sì, le tendenze erano, cioè le birre erano, diciamo, un, cioè 2 bottiglie di vodka il massimo che hai bevuto in un giorno, non te lo ricordi? No, in un giorno mi sono risvegliato in ospedale, ero a Garda e sono finito in comiti ilico, perché feci una scommessa dalla mattina alla sera, feci una scommessa con un ristoratore di là che beveva una cosa enorme, l'ho bevuta e poi mi sono risvegliato con una flebo e una cosa che mi ha dato il primo allarme, campanello d'allarme, perché sono trovato il catetere, è una cosa che non vorrò mai più riavere. Possiamo dire una cosa? Tu hai mai provato le canne, te le sei fatte? Sì, io ho provato qualunque droga, mai in vena. Cioè anche cocaina, ma non ho mai eroina avuto pure eroina? Sì, inalata quando ero ragazzo. Però non ho mai avuto. Però sei diventato dipendente di alcol. Sì, è l'unica sostanza che mi ha dato la dipendenza, perché poi essendo legale e fruibile da tutti, e come dire, se te vedi la mattina uno che beve una lattina di birra su una panchina non ti scandalizzi, se lo vedi che si fa una pera oppure altre sostanze ti dà un senso di emergenza. Invece l'alcol è anche un collante sociale, è anche tradizione culturale, diciamo, la Gasparri, però sta cosa ogni tanto sì, io se vuoi glielo posso dire, credo io tranquillo. Credo che non troverei un facile dialogo, perché se si parte dal principio che poi per carità è vero, cioè che le droghe uccidono, sì, come tutto può uccidere, anche il cibo e tutto il resto, io credo che il libero arbitrio, la coscienza, la consapevolezza di sapere quello che si fa, perché molto spesso i ragazzi non si rendono nemmeno conto, come non mi rendevo conto io, specialmente adesso che con la rete si può sapere, ma si può anche vedere l'esagerazione anche finta. Si fanno trascinare più facilmente, come l'avrei fatto io. Senta, ma il sesso pieno di alcol com'è? Era impossibile? No, era stato possibile, ma non c'è paragone anche da quel punto di vista. Non cioè, sono io meglio sobrio, meglio. Sì, ma ripeto. Che tu hai mai trombato con la tua fidanzata qui presente completamente ubriaco, sì o no? Questo io vorrei. No, puoi dire no? Completamente no, ubriaco. Veramente non ce la fa, cioè dormi sostanzialmente. No, ma ubriaco sul serio. Cioè, ah, quello diciamo cazzata... che anche perché era più facile che lo fossi che non lo fossi. Non lo quindi. Mamma mia. Bene ragazzi, vi saluto, grazie Cile, grazie, chiudiamo qualcosa, dai, chiudiamo con grazie, Davos, vediamo una strofa di Davos, grazie, vai, una strofa di Davos.
Noi vogliamo da vita Davos, noi vogliamo da vita Davos, noi vogliamo da vita Davos. Grazie, grazie, grazie. Italiani!